È stata la bellissima chiesa di Santa Maria Fuori Sport a Manlucca ad ospitare la serata organizzata dal gruppo corale Santa Felicita in collaborazione con la comunità parrocchiale del centro storico di Lucca dal titolo Requiem per Puccini. Evento svoltosi a pochi giorni dall'anniversario della morte del maestro Puccini avvenuta 98 anni fa a Bruxelles. Il concerto ha poi voluto ricordare anche i 150 anni dalla nascita del grande Lorenzo Perosi. Essere a Lucca per ricordare il grande Giacomo Puccini con musica altrettanto bella e interessante del maestro Lorenzo Perosi è un onore per me e un privilegio, e credo anche che questa serata sia importante per i lucchesi e per tutta Lucca in una cornice come questa bellissima chiesa di Santa Maria Bianca, che per anni abbiamo visto poco aperta, però finalmente ora viene usata anche per grossi concerti vocali e strumentali. Graziano Polidori, oltre a curare la direzione artistica, ha fornito il suo importante contributo vocale al concerto, che si è aperto dopo il saluto di Giovanni Berti, promotore della serata. La parte musicale è esordito con alcuni brani organistici di Giacomo Puccini composti in giovane età, ben eseguiti dall'organista Giorgio Casini su un organo però forse inadatto alle dimensioni della chiesa. Poi, con la partecipazione della Corale Mosaico di Lucca e la formazione strumentale Santa Felicita, formata da 10 archi, e con le voci soliste di Anita Venturi, Sara Bacchelli e Graziano Polidori, la serata è proseguita con musiche di Rossini e ancora Puccini, fino alla bellissima messa da Requiem di Lorenzo Perosi, arrangiata e adattata da Silvano Pieruccini, che ha diretto per l'occasione coro e orchestra.